andare, c'è la palma. No, partiamo, né Kira? No. Buongiorno amici, siamo partiti, il tempo così, e noi andiamo verso la Svizzera francese, poi vediamo dove arriviamo e facciamo insieme sta strada. Ecco, ci siamo. Era annunciata la coda, 4 km al gottardo, e mi sa che cominciamo a incolonarsi. Pazienza! Ecco, ufficialmente siamo fermi nella colonna al gottardo, è mezzogiorno, non possiamo mangiare, c'è lo chips, vuoi il chips? Ah, le tue! Non sono chips di patate, ma sono buoni. Non come i miei con gusti strani. Però quanta neve ce n'è sul Gottardo. Ecco, la strada del passo. Ecco, questa qua, la strada. E si può immaginare che sul passo magari sta nevicando. Dopo il Gottardo, peggio di così, si può solo nevicare. Diluvia! Piove veramente fortissimo, devo dire. Siamo molto fortunati con il tempo, ma comunque ora si mangia. Preparo una bella bistecchina con insalata. Siamo qua all'area di servizio a Erstfeld. Proseguiamo il viaggio. Abbiamo deciso, visto l'orario, andare all'inverso del nostro itinerario che abbiamo pensato, e andiamo nel cantone piove come sempre. Adesso ci sta un pezzo di strada non tanto lungo. Ci vediamo più tardi. Sembra che finalmente ha smesso di piovere. Quasi. È uscito il sole, abbiamo preso la strada cantonale per allegrarci un po'. Facci vedere come è bella questa strada. Queste montagne un po' parzialmente innevate in cima, con questa nebbiolina che le nuvolette che si posano alla metà delle montagne, questo verde dei prati. Veramente la campagna svizzera è bellissima.
comunque di nuovo a piovere perché il cielo è diventato nero minaccioso, o diciamo blu minaccioso. Ho scoperto che comunque Buren an der Aare si trova nel canton Berna. Basilea non è più al nord. Sì. Ah, ma sai cosa? Non è che è questo qua vicino a Mulhouse. Sai quella città che sta sulla frontiera con la Germania? Sì, ma non siamo. Non è quella. Mi somiglia però, eh? Sì, sì. Perché c'era il ponte così, dopo dall'altra parte c'era la Germania. Sì, sì, però se il ponte era Germania o Svizzera. Da una parte c'era in Svizzera e poi dall'altra parte il fiume era Germania. Esatto. Però non credo che sia quella perché questa è un po' più grande, l'altra è un po' mi sembra più piccola. Non riuscivamo a ricordare il nome di questa città, che veramente siamo stati qua parecchi anni fa. Per raduno delle auto americane, e questa è la città Solletta o Solothurn. Costeggiamo il fiume Aare, e penso che tra un po' arriveremo al parcheggio per il camper. Siamo entrati nella zona di un'importante attrazione. Dove di brutto? Dobbiamo tornare al ponte di prima che abbiamo passato. Quello era 15 ton che dovevamo attraversare, questo 5 ton e noi non possiamo attraversarlo perché noi siamo 10 ton. Praticamente dovevamo attraversare questo ponte e poi andare da quella parte di là. Adesso noi andiamo, torniamo di qua di nuovo, prenderemo l'altro ponte e poi facciamo una deviazione per arrivare dall'altra parte.
Buongiorno amici, siamo qua stamattina sull'area di sosta a Orpunt. C'è qualcuno che rompe le scatole già la mattina presto. Attila è già, non ci vede praticamente più, ha 18 anni. Faccio vedere cosa si vede dalla finestra. Dalla nostra area di sosta. Eccoci. Il cielo ancora non è del tutto sereno. Qua attorno è tutta una roba di costruzioni, però è molto tranquillo, si sentono gli uccellini, abbiamo dormito benissimo. Sono le 7:50, avrei dormito ancora, però Attila ci ha svegliati perché non avevo biscotti e ho dovuto andare a metterli. Tutti i camperisti attorno a noi dormono, mi sembra che nessuno si muove. Adesso facciamo la colazione. Ora prendiamo le nostre biciclette che abbiamo trovato ad occasione, elettriche, perché con il normale la vedo difficile, per me almeno, guidare lontano, e andiamo a esplorare la città di Björn Anterare. Vi faccio vedere dove stiamo. Questo sarebbe l'area di sosta nei pressi di questa carina cittadina dove siamo diretti. E qua c'è lo carico e lo scarico. Noi siamo qua adesso, la cartina della città. C'è un baretto in fondo molto carino con un parcheggio per le bici e uscita proprio al fiume Anterare. E qui c'è la caserma dei pompieri. Dai, dai che ce la fai! Fatta! Oh, il ponte di legno! Ah!
Eccoci, siamo a Buren an der Aare. E questo famoso ponte di legno, costruito nel 1275, lungo 108 metri, una delle attrazioni della città di Buren an der Aare. Il fiume ovviamente si chiama Aare. Questa è la vista sul fiume Aare dalla finestra del ponte. Il ponte è aperto al traffico. Siamo nel centro storico di Buren, Buren an der Aare. È molto molto carino qui. Adesso facciamo due passi. Sono carini questi personaggi. Il mio tragitto in bicicletta è andato bene, visto l'ultima esperienza che ho fatto a casa cadendo sull'asfalto, battendo il ginocchio, spellando entrambi e pure il gomito. Adesso va meglio, ho un po' di paura perché comunque io la bicicletta ci conosciamo, ci diamo del lei. Ho detto al Christian che quando vado in pensione penso di aver imparato, così andrà meglio, no? Che bel posto, amici. È bello iniziare la giornata così.
interessante qua, in questo. Se qualcuno vuole mettersi comodo su un divano, un'altra scultura strana, sembra uno che è scivolato e caduto, no? Non vi dà questa impressione? Ma questa è una campana, faccio vedere, no, due campane. Vuoi suonarla? Allora, leggiamo un po' cosa c'è scritto. Queste due campane. Queste due campane e poi tutto in tedesco, che nessuno capisce. Suona cosa piccola. Wow, mi piace. Suono. Non lo sappiamo se si poteva, ma visto che c'era lo spazio per avvicinarsi, l'abbiamo fatto. Qualche macchina americana è passata al centro di questa città. In tutto il centro ci sono questi disegni e poi come se ci fosse un racconto o una fiaba che a ogni disegno leggi quello che succede dopo, il continuo, un capitolo a capitolo. Quello che vedete è il castello di Buren, perché quando arrivi vedi le cose, non sai dargli il nome finché non ti informi, e adesso vi posso dire che questo è il castello di Buren. No, vibrare. Questo sarà qua. Non viene via la chiave, sì. Siamo arrivati a un vecchio mulino che è molto... Andrà a bere! Io ho bevuto! Il Christian ha bevuto, adesso diventerà un capretto, come una fiaba russa. Una volta ve lo racconto. C'è un bel ponticello. È bello che sulla fontana c'è scritto che l'acqua non è potabile. Com'era? Cattiva? Ah no? Boh. Comunque diventerà un capretto, vedrete la trasformazione di Christian, che da Christian non sarà più lui, ma un bel animaletto che fa me.
c'è un antico macchinario, visto che nei pressi del mulino credo che abbia che fare con del macinare il grano, ma come comunque non mi intendo, ve lo faccio solo vedere così. Abbiamo già visti altri mulini nelle nostre puntate precedenti. Entri in fase, vuol dire l'acqua non è potabile. Chi non sa il tedesco, se vedo una scritta in rosso potrà indovinare. Cos'è? C'è la videocamera sul camper, possiamo monitorare i nostri animali cosa fanno nella nostra assenza. Questo succede nel tempo reale mentre noi siamo qua al mulino. Avete capito, ragazzi?